Ciao a tutti e bentornati in una nuova puntata di Biblioteca. Oggi sono molto molto orgoglioso di presentare un libro che non oso definire il miglior acquisto del 2021 per me. Ed è questo l'enorme, eccolo qua, Amazzonia di Sebastião Salgado. Allora, enorme nel vero senso della parola perché è un libro di dimensioni incredibili, larghezza circa 40 centimetri, altezza 30, è un libro molto molto grande nel formato, ma soprattutto molto molto importante nella qualità. E in questo libro tutte le foto vengono presentate a pieno formato all'interno del libro. Come si può vedere, cioè, quindi abbiamo una dimensione enorme per ogni singolo scatto. Il libro pesa tantissimo, è enorme e di una qualità incredibile. È edito dalla Tasken, del costo non facilissimo, ma di 100 euro. Questo libro ha una fogliazione di circa 500 pagine, poco più di 500 pagine, con una raccolta di poco meno di 500 foto di Salgado. Quindi già solo per questo potrebbe essere considerato forse, e dico forse, uno dei libri più belli di Salgado, se non forse il migliore. Il migliore perché tendo a dire questa cosa qua? Perché pur possedendo io altri libri di Salgado, mi rendo conto, avendo visto la mostra, avendo guardato il libro e comunque anche avendo approfondito già un argomento, questo argomento dell'Amazzonia che veniva trattato già nel documentario Il sale della terra, e invito tutti quanti a recuperarlo. Beh, l'Amazzonia è il luogo del cuore, veramente, dell'anima di questo fotografo, di questa persona. Quest'uomo ha lottato e lotta ancora per ripristinare il più possibile questi ambienti che vengono continuamente deturpati, deforestati, massacrati dall'intervento dell'uomo. E questo lavoro di Salgado riesce a esprimere l'immensa bellezza di questi posti e delle popolazioni indigene che vi abitano e che sono destinate, se continua così, a sparire. Il libro è di una meraviglia incredibile, foto incantevoli, diciamo si orientano in due modi diversi, le foto prettamente di paesaggi naturali, che sono, non saprei neanche come descrivere per quanto sono magnifiche e belle. Ho visto prima la mostra volutamente, prima di poter poi vedere, iniziare a sfogliare il libro che già avevo, perché volevo godermela un formato, più pieno e più grande possibile, e ho fatto bene. Sono foto magnifiche in cui questi bianchi e neri, che inizialmente magari possono, come dire, lasciare un po' interdetti, nel senso che fotografare l'Amazzonia e la bellezza di questi posti naturali, verrebbe più normale farlo con il colore. Mentre invece il bianco e nero di Salgado non toglie assolutamente niente alla magia di questi posti, anzi, forse gli concede ancora di più un'aura senza tempo, di bellezza, come dire, in pericolo ancora di più. Foto di una bellezza da farvi sciogliere il cuore. La seconda parte invece delle tipologie delle foto presenti nel libro sono quelle dedicate alle tribù amazzoniche, varie tribù, varie tipologie, e vengono comunque spiegate dove sono, in che punto sono, la loro storia, eccetera. Ma in effetti si possono pure identificare anche visivamente, proprio in base a come diciamo, modificano il loro corpo, alcuni inseriscono un osso sul labbro, altri, insomma, per assurdo si può dire che si vestono in maniera differente, anche se comunque non sono vestiti così come noi occidentali li concepiamo. Beh, la seconda parte non è meno importante della prima, perché comunque riprende anche questa un'umanità, scusate, un'umanità che è destinata a sparire, perché è costantemente minacciata, non in maniera diretta, ma in maniera indiretta, cioè togliendo la loro terra, privandoli di ogni risorsa, è normale che li si condanna poi a una rapida estinzione.
e oltretutto anche nella mostra e nei contributi all'interno ci sono molte informazioni che raccontano come anche la pandemia Covid non ha aiutato queste tribù amazzoniche, che sono state lasciate a loro stesse a soffrire e a morire senza ricevere nessun tipo di aiuto. Comunque, detto questo, il libro è, ribadisco, senza ombra di dubbio, l'acquisto migliore del 2021 fatto per me. Un libro che rende davvero preziosa la mia biblioteca e i miei scaffali, e che consiglio a tutti quanti di fare un piccolo sforzo economico, ma di riuscire a prendere. Primo, perché comunque vale davvero la cifra che viene proposta. Se potessi vorrei provare a dirvi quanto pesa questo libro, quindi la grammatura, ma non so, forse farà i suoi 2 chili di libro. E è qualcosa di veramente incredibile e consiglio a tutti quanti l'acquisto. Se non avete modo di acquistarlo, o comunque prima di fare questo passo voleste, come dire, quantomeno provare a vedere cosa c'è, approcciarlo, eccetera, nel numero il fotografo c'è una bella recensione con belle foto, e nel numero che è uscito a dicembre 2021 c'è un bel approfondimento, lo si può trovare in rete, potete ripescare Il sale della terra, il film di Salgado, in cui ci sono già i primi scatti di quelle terre magnifiche. Insomma, andatelo a ricercare se non volete fare un salto nel buio, ma vi assicuro che benedirete quei soldi che avrete speso una volta che farete questo acquisto qua. Ciao a tutti da Biblioteca Fotografica.